Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. La pace sia con te e con il tuo spirito. I discepoli per primi non lo hanno chiesto questo spirito. Non sono stati loro a chiedere a Gesù di averlo. Lo hanno solo ricevuto in un momento in cui erano ancora impauriti, isolati. E con il tuo spirito. Quando si fa un dono si rischia di essere in imbarazzo. Lo Spirito Santo questi problemi non se li fa. Lui ci dona le cose che sa che sono giuste per noi. E sono i sette doni. La sapienza non è sapere chissà cosa. È sapere, deriva dal verbo latino avere sapore, sapere di qualcosa, essere persone gustose, essere pur persone saporite, non insipide, non vuote, non vacue. Intelletto vuol dire intus legere, leggere dentro, cioè sapere intuire cosa ha bisogno l'altro. Il consiglio sparito. Chi è più che chiede consiglio a qualcun altro? E chi è pronto a dare consigli? Oh, attenzione! Dare consiglio comporta molta responsabilità. Perché se io non mi metto davvero nei panni dell'altro, non gli do un buon consiglio, lo imbroglio. Gli dico qualcosa a casaccio. Il consiglio vuol dire che adesso io prendo sul serio il tuo problema o la tua domanda e mi ci metto e ti dico il meglio che riesco. Ce la metto tutta per te. È bellissimo. E poi la fortezza. Oh, la fortezza non è mica un castello, eh. La fortezza. No, la fortezza è la forza interiore. La forza d'animo. Eh sì, la fortezza esige proprio una grande intensità che ci viene proprio dallo Spirito. È vero, Don Stefano, tutti questi doni vengono da Dio. La fortezza vuole essere questo amore così grande. Chi è forte versa il suo sangue, non quello degli altri. Giusto. E mi sembra che guardando proprio questo significato della fortezza, sembra quasi che lo Spirito Santo, questo Spirito di Dio, voglia aiutarci a diventare un po' come Gesù. Forse un po' alla volta è proprio questo il suo obiettivo, darci il coraggio di fare scelte buone, di desiderare di compiere il bene per noi, ma soprattutto per gli altri. E con il tuo Spirito. E sembra un po' che questi doni, se li vivessimo veramente, ci potrebbero aiutare a cambiare il mondo, e non solo noi stessi. Non sono doni che riguardano semplicemente la nostra interiorità. Ogni dono che fa bene a noi fa bene anche agli altri, perché se noi siamo migliori, gli altri ne hanno vantaggio. Ma ad esempio l'altro dono, quello della scienza. La scienza è vedere le cose nella loro realtà. Oggi sembra che siamo tutti tecnologici e tutti scientifici, non è vero. Non lo so, sì, ci sono dei fenomeni, gli anti-vax, i terrapiattisti. Ecco, tante volte la scienza viene asservita al denaro. E allora capisci che questo è un dono che si spreca, si butta via, non lo si usa più per il bene di tutti. E con il tuo spirito. Sarei molto contento se davvero chi arriva a fare il vaccino contro il coronavirus lo potesse distribuire a tutto il mondo in un modo gratuito. Allora voi immaginate che immenso dono di Dio sarebbe questo attraverso il dono della scienza. Così pure la pietà. Non è buonismo, la pietà,
non è devozionalismo, è partecipazione. E infine, Don Stefano, mi viene da sorridere perché questo è proprio, tantissime volte lo sbagliamo, il timor di Dio, avere paura di Dio. Ma come, se ci dite che Dio è padre, che Dio ci vuole bene, Dio è misericordioso? Infatti non è questo il timor di Dio. Il timor di Dio è il timore di non essere io all'altezza di poterlo ringraziare per tutti i doni che lui mi dà. Vero? Mamma mia, riceviamo tante cose, quante volte non ci sentiamo dire ma cosa devo fare per sdebitarmi? Non facciamo niente. Signore, ho un grande sentimento d'amore verso di te e verso i fratelli che sono figli tuoi per tutti i 7 doni. Più amore, che dolore, la pace sia con te. Con il tuo spirito, la pace sia con te.